Bene, siamo collegati con Ivana Barbacci, segretario generale CISL Scuola. Buongiorno Barbacci. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Bene, Barbacci, noi arriviamo a questo appuntamento di fine anno scolastico, ormai siamo nella terza decade di giugno. Con diversi punti interrogativi. Io direi di andare per ordine e di affrontare queste tematiche. Innanzitutto cerchiamo di capire qual è il sentore del sindacato rispetto al decreto 36. Ci sono state le informazioni che arrivano delle ultime modifiche all'impianto iniziale base approvato dal governo. Sia sul fronte del reclutamento e della formazione, sulla scuola c'è stato possiamo dirlo, uno scontro all'interno tra il governo e i partiti di maggioranza che non hanno trovato l'accordo nemmeno dopo diversi giorni di confronto, e ne è uscita una mediazione che in parte, ripeto, modifica gli aspetti iniziali. Abbiamo una carta del docente praticamente. Che rimane, dovrebbe essere rimasta intatta, però ecco, ci sono diverse parti, soprattutto sul fronte del reclutamento, che a voi non piacciono. Barbacci, possiamo dare un primo giudizio su questo aspetto? Beh, il giudizio resta amaro in termini di una, diciamo, attesa che si era auspicata, in termini di modifica sostanziale e significativa. Siamo però persone molto concrete e abbiamo capito dal primo momento che i margini per poter, fare una modifica strutturale in sede di conversione sarebbero stati pochi. Di certo, tutta la questione legata all'approvazione dell'intero impianto di L36 che dà garanzia di finanziamento dell'intero pacchetto del PNRR contiene la criticità di fondo, quindi non ci sono stati nemmeno i tempi tecnici perché si potesse andare alla radice, no, anche delle modifiche. Abbiamo visto una sostanziale disponibilità da parte dei partiti di maggioranza a venire sulle nostre posizioni, anche e soprattutto dopo lo sciopero del 30 di maggio, che seppur in condizioni difficili, perché fare uno sciopero il 30 maggio è comunque una grande sfida, no? Soprattutto per una categoria molto responsabile che sa che le ultime settimane di scuola sono le più delicate. In questa fase, quindi, diciamo che le modifiche non sono apprezzabili né tantomeno significative né bastevoli per quello che poi invece doveva essere un intervento drastico. Addirittura noi chiedemmo lo stralcio, no, di alcune parti significative per restituire anche alcune decisioni al contratto. C'è un recupero marginale di alcune risorse che vengono lasciate alla disponibilità della scuola, ma non c'è quel segnale di cui noi aspettavamo. Questo che cosa vuol dire? Che ci arrendiamo? No, sicuramente. Intanto ricordo che mercoledì sera, il 22 giugno alle ore 18, noi organizzeremo una grande assemblea, un'assemblea pubblica in Piazza Vidoni per poter dialogare con i parlamentari, perché ancora la partita non è completamente chiusa. E per poter lanciare e rilanciare anche le nostre proposte, le nostre idee in maniera unitaria, anche per tutto quello che sta accadendo e che dovrà accadere nella discussione del rinnovo contrattuale. La cosa che posso dire è questa, che da un lato avremo un DL36 che sarà convertito in legge completamente disallineato rispetto all'atto di indirizzo del contratto. Quindi qui si pone un problema non solo giuridico, normativo, legislativo, ma un problema proprio anche di coerenza degli atti. E questa partita noi ce la dovremmo giocare nel tavolo contrattuale, facendo di tutto anche per smontare quelle parti che nella conversione del DL36 non è stato possibile fare. Sì, il 28 voi incontrerete di nuovo la parte pubblica, siete convocati all'Aran,
C'è un'apertura del ministro di alcuni giorni fa nel chiudere, parliamo del contratto del 2019-2021, il prima possibile. Anche voi avete espresso questa esigenza. Cosa serve per arrivare subito a un contratto collettivo nazionale sottoscritto da entrambe le parti con soddisfazione? Beh, diciamo che noi come CISL Scuola, come federazione CISL Scuola Università e Ricerca, in realtà abbiamo detto che il contratto va diciamo, organizzato in maniera significativa. Noi abbiamo fatto solo due incontri all'ARAN. Il 28 sarà il terzo incontro dove analizzeremo la parte comune, quella che riguarda tutti e tre i settori, istruzione, università e ricerca. Siamo ancora quindi molto lontani dall'approcciare una chiusura della trattativa. La trattativa è appena iniziata. Siamo consapevoli comunque che c'è un percorso da fare che non può essere di stravolgimento del testo, ma e quindi non possiamo immaginare di riscriverlo da capo per quanto riguarda la parte normativa. Però siamo consapevoli che il testo in molte parti deve essere aggiornato, deve essere fortemente attualizzato. Proprio perché non ci possiamo permettere di avere un contratto che sia anch'esso disallineato con l'attività professionale reale. Barbacci, però Questo una domanda, scusi se la interrompo, però qua parliamo però comunque di un contratto scaduto, quindi per prestazioni lavorative già svolte. Perché la domanda è andare a cambiare una norma su un contratto che è superato e non eventualmente cambiare nel nuovo contratto 2022-24? perché la certezza che il contratto 2022-2024 si apra in tempi adeguati non c'è. Non c'è, ok. Purtroppo sappiamo benissimo che quello che è oggi non è garanzia che si ripeta e si consolidi nel domani. Quindi noi dobbiamo portare a sistema, cercando di perfezionare col massimo impegno, quello che oggi abbiamo nelle mani, che seppure è un contratto scaduto, però poi resta per tutto il tempo che sarà necessario fino a che non ci sarà un nuovo contratto. Allora dobbiamo anche valorizzarlo dal punto di vista economico, Alessandro, perché? Perché quello che è oggi stanziato, che è la somma di tre leggi di bilancio 2019, 2020, 2021, è una partita che per noi deve essere potenziata con un intervento straordinario nella legge di bilancio prossima, Certo. accordata dal rinnovo contrattuale che stiamo discutendo. Quindi, scusa Ivana, per chiarezza, la legge di bilancio 2022 su quale dei due contratti andrebbe ad incidere? Quello precedente o l'attuale? Dipende da come viene scritto e quindi è una scelta che si deve assumere oggi, nel senso nel momento in cui verrà scritta la legge di bilancio. Pertanto noi riteniamo che prima riusciamo a portare a casa delle risorse e metterle a sistema, e se riusciamo a farlo nel contratto 2019-2021, ne beneficerà anche il contratto 2022-2025-24. Questo che significa che non posso aspettare di vedere che succede. Mi sento di dire in termini davvero molto concreti, questa è una fase straordinaria, che da un lato toglie risorse perché abbiamo una guerra in atto, abbiamo una crisi anche energetica in termini di costi molto elevati, però noi abbiamo anche una crisi delle retribuzioni molto molto forte e significativa. Quindi in questo momento dobbiamo cogliere e raccogliere tutte le forze per poter portare a sistema un aumento contrattuale che, ricordo, una volta messo in cascina, sì, non può che essere, diciamo, alimentato, non può che essere ampliato, ma non certo decurtato. Quindi a noi serve un intervento nella legge di bilancio prossima che vada a ricadere anche nel contratto 2019-2021, che può essere in quota parte attraverso l'istituzione di un ulteriore fondo che progressivamente poi si alimenta. Quindi ne prenderemo i benefici per questo. E potremmo portare a casa anche il modello e soprattutto il metodo per il prossimo. E quindi questa partita ce la vogliamo giocare in questa fase.
Bene, Ivana, quando parlate di benefici, intendete tutto il pubblico impiego o solo per il comparto scuola? Allora, partiamo dalla base che oggi è stata stanziata, che riguarda tutto il comparto del pubblico, tutti i 3 milioni di lavoratori del pubblico impiego, ma noi abbiamo bisogno di fondi aggiuntivi per il sistema di istruzione. Quindi non può essere bastevole quello che è stato stanziato come recupero dell'inflazione programmata. Nel frattempo le retribuzioni, le nostre, che dei 3 milioni di lavoratori occupano 1.250.000 operatori, sono le retribuzioni con la quota media annua più bassa della pubblica amministrazione. Noi abbiamo la quota media di 28.000 euro. La pubblica amministrazione si attesta su una media di 33.000. Quindi vuol dire che l'aumento contrattuale per la scuola in linea percentuale è più basso che per le funzioni centrali, per gli enti locali, per la sanità. La Così media come si va, scusa. Per le funzioni centrali, così come per la sanità che ha chiuso il contratto, l'ipotesi di contratto qualche giorno fa, alla base delle risorse delle leggi di bilancio vengono sempre aggiunte quote parti di sostegno al comparto, che possono derivare dagli enti locali, che possono derivare dalla regione. Noi in questa fase abbiamo bisogno di incrementare quell'aumento contrattuale uguale per tutti, con dei fondi specifici che debbono essere riservati ai docenti e al personale ATA. Bene, io volevo poi però ricordare, nel 2019 ci fu un accordo, stiamo parlando del primo governo Conte, un accordo importante, specifico per la scuola. Questo sollevò più di qualche polemica da parte di altri comparti. Allora mi ricordo a suo tempo insorsero, parliamo di comparti pubblici, e dissero che si sarebbero create delle disparità. Allora la domanda è: in questa fase sono passati ormai 3 anni, la scuola di fatto poi è rimasta ferma, perché ricordiamo l'ultimo contratto ha previsto un 3,48%, ma è del 2018 e proveniva da quasi un decennio di blocco. Ecco, quindi è questa la dice lunga sulla situazione veramente, possiamo dire, tragica degli stipendi del comparto scuola. Però ad oggi non dovrebbero esservi, diciamo, delle rimostranze da altri, chiamiamoli, comparti pubblici. Cioè la Confederazione non avrebbe problema a dare il via libera solo per la scuola. Ripeto, questo è un punto su cui si è parlato in passato, però ecco, certe volte sembra anche un po' un blocco nel passare, nel rinnovare il contratto specificatamente appunto nella scuola. Cosa possiamo dire a questo proposito, Barbacci? Esattamente come prima facevo notare, la scuola, il comparto istruzione, università e ricerca hanno un gap che deve essere colmato e che si è maturato negli anni. Il personale del comparto, che ha pari, titolo di studio, quindi la laurea, percepisce una retribuzione media più bassa rispetto ai propri cugini, dipendenti pubblici che con la stessa qualifica, con lo stesso titolo di studio, accedono alle professioni della pubblica, da pubblici dipendenti. Questo intanto è un dato che quindi non può che essere, diciamo, acquisito come certezza di una necessità di allineamento in termini di retribuzioni a pari titolo d'accesso, con anche responsabilità molto diverse. Voglio ricordare che ci sono responsabilità attese alle nuove generazioni che quindi mettono in campo una serie di impegni. Poi c'è tutta la partita che ricordo nel PNRR destinata alla missione 4 che addirittura imbastisce 30 miliardi di euro da destinare a riforme strutturali per il comparto e il sistema istruzione, università e ricerca. A queste si abbina e si deve abbinare una serie di interventi che modificheranno le modalità di lavoro in termini anche operativi, in termini di carichi, in termini di responsabilità. E questo non può che essere Certo. raccolto dal contratto e necessariamente serve una risposta adeguata per far fronte anche alle sfide contenute nel PNRR.
Barbaccio, un'ultima domanda, siamo in chiusura. In queste ore il ministro ha detto che i circa 10.000 docenti che potrebbero essere tagliati attraverso la riforma del reclutamento, ripeto però comunque a partire, l'abbiamo detto più volte, dal 2026, comunque sono una minima parte rispetto a quello che si poteva tagliare a seguito della denatalità. Addirittura ha fatto riferimento a 130.000 docenti. E come commenta questa, diciamo, questa dichiarazione del ministro? Ricordiamo che a questo proposito i parametri di formazione delle classi con il Covid, lo abbiamo detto più volte, sono rimasti immutati. A nostro avviso, la situazione è tale, a fronte anche di questi miliardi in arrivo dal PNRR, che ci sarebbero stati tutti i presupposti per ridurre i numeri sulla formazione delle classi e quindi mantenere un organico, diciamo, intatto o addirittura da incrementare. Però ecco, volevo sentire qual è un po' la vostra opinione come sindacato, nazionale e come confederazione. Ritengo esattamente che uno dei disallineamenti sia esattamente in questo senso. Da un lato il PNRR invoca una riconsiderazione dei parametri alunni e studenti, proprio richiamando la necessità di un nuovo modello di didattica, diciamo, un recupero anche delle aree interne, di un superamento dei divari territoriali, l'ampliamento del tempo scuola. Se dobbiamo creare tutte queste condizioni, noi non possiamo governare la scuola con la calcolatrice, esattamente come è stato fatto negli anni. Quindi carenza di la denatalità, della denatalità non va preso atto, la denatalità va combattuta. Vanno messe in atto politiche attive per il lavoro, intanto per rilanciare l'occupazione femminile. Se non nascono bambini è perché le giovani donne non si sentono sufficientemente tutelate, sia nei servizi da destinare alla prima infanzia, né tantomeno hanno le opportunità professionali e lavorative per poter implementare anche il progetto di un figlio. Seconda cosa, serve una serie di interventi strutturali che, ad esempio, non ragionino più in termini di alunni per classe con il decreto 81, ma che abbassino il numero degli studenti anche per rispondere a tutti i parametri di cui veniamo chiamati in causa con le varie rilevazioni OCSE, PISA, lo stesso INVALSI. Se è vero che siamo carenti in termini di competenze linguistiche e scientifiche, vorrà dire che dobbiamo organizzarci con una didattica più personalizzata, più rivolta alle competenze di ogni singolo studente. Per fare questo servono insegnanti preparati e un ambiente didattico che non tenga conto di 30 studenti, 28, 29, 32, che non siano condensati solo nelle grandi città con la desertificazione delle aree interne, ma che renda finalmente il sistema scolastico diffuso e che corrisponda ai bisogni educativi degli studenti. Questo significa che i posti non possono essere tagliati, vanno ottimizzati e vanno create le condizioni perché il personale sia davvero qualificato per affrontare la sfida. Se facciamo esattamente gli errori che sono stati già commessi al calo degli studenti o di fronte ad una crisi economica andiamo a toccare la carne viva della scuola tagliando il personale, noi faremo un'operazione distruttiva, negando in maniera drastica la progettualità del PNRR. Siccome che siamo molto interessati a cosa dice l'Europa, mi domando cosa direbbe l'Europa di fronte ad un'operazione così, diciamo, anche negativa in termini di obiettivi da compiere e da raggiungere che non verranno raggiunti. Bene, bene, ringraziamo Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola. Grazie Buon pomeriggio, grazie. a voi e a chi ci ha seguito e alla prossima occasione e cercheremo ecco, sempre di produrre interviste da poter poi sviluppare e introdurre all'interno dei canali della tecnica della scuola.